Don Massimo, c'è un clima di festa, siamo nel quartiere Sant'Antonio della città di Mesagne, non siamo a Novoli, però dietro di noi c'è la Focara anche nella nostra città, un'inventiva però anche una devozione ad un santo che ha molto radici molto antiche in tutto il Salento, anche a Mesagne. Sì, a Mesagne anticamente c'era la tradizione che ogni crocicchio di strada si facesse la Focara cosiddetta, poi sarà scomparsa con il passare del tempo. Adesso cerchiamo di ripristinare la tradizione, intanto per recuperare il valore della terra, il valore del lavoro, perché dobbiamo ricordarci che le nostre origini sono sempre origini contadine, quindi la prevalenza è quella dell'agricoltura. E allora tutti i tralci che sono stati raccolti e che saranno bruciati diventano da un lato ringraziamento al Signore per i frutti della terra alla fine di una stagione e nello stesso tempo anche si porta via tutto il male che viene bruciato dal fuoco per recuperare rapporti e relazioni nuove. In un quartiere bello, senz'altro, però è molto esteso e vasto. Allora, in questa zona centrale, dove alle spalle c'è anche la erigenda chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Padova, è bello metterci insieme per poter condividere un momento di festa e di fraternità. Sindaco, anche a Mesagne la Focara, ma soprattutto la ripresa della tradizione, la devozione al santo Sant'Antonio Abate per opera della parrocchia Sant'Antonio, una città che si muove. Sì, certo, è stata una bella iniziativa questa qua, riprendere una tradizione che a Mesagne negli anni, io ricordo da ragazzo, si facevano le focare in vari rioni di Mesagne, c'era quasi la gara a fare le focare, poi si è persa questa tradizione, ma è bello che si riprende, e si riprende per onorare Sant'Antonio Abate, ma anche per dare alla città questa bellezza di questa tradizione, poi la benedizione degli animali, quindi comunque una comunità, non solo la comunità di Sant'Antonio che ringraziamo per aver ripreso questa tradizione, ma anche la città che si ritrova e quindi un senso di comunità che si ravviva anche in queste circostanze. È una bella cosa, peccato che purtroppo il tempo non è così clemente, ma crediamo che comunque questo sia l'inizio di una nuova era di tradizione e che l'anno 21, sono convinto, sarà ancora più ricca e più bella.